E alle nostre spalle c'è l'ingresso della struttura che ANCE ed ESCPT mettono a disposizione non solo per l'eventuale vaccinazione delle maestranze, ma anche per tutta la popolazione. Un edificio moderno, in questi giorni si stanno completando gli allestimenti, perché poi sarà centro di informazione, ospiterà appunto la sede dell'ESCPT con gli arredi e fatte le ultime autorizzazioni, veramente ci sarà spazio all'inaugurazione e alla piena operatività di questa struttura che ANCE ed ESCPT propongono di mettere al servizio della collettività con un gesto di grande altruismo. L'edificio si trova in zona ovest e in questi giorni si sta completando l'arredo. L'ANCE ha lanciato l'idea, assieme all'ente bilaterale ESCPT di cui è presidente Gianni Cirillo, di metterlo a disposizione per la campagna vaccinazioni contro il Covid, se necessario, e non solo per le maestranze, ma anche per tutta la popolazione. La proposta fa anche riferimento all'intesa siglata tra governo, regioni e sindacati per il coinvolgimento dei medici di famiglia nelle vaccinazioni di massa, usando centri vaccinali extra ospedale. È inevitabile che la campagna di vaccinazione passa il futuro della pandemia e delle generazioni successive, quindi noi vogliamo dare una mano anche in questo senso, mettendo a disposizione innanzitutto, da un punto di vista logistico, la nostra struttura di San Vittorino, che è una struttura moderna e funzionale, e poi ritenendo che le categorie produttive e tutte le maestranze legate al mondo produttivo in una gestione partecipata e unitaria vada accelerata la campagna di vaccinazione. Quindi noi proponiamo di mettere a disposizione e il nostro centro di eccellenza ed anche le nostre eventualmente maestranze per poter procedere a una rapida e veloce vaccinazione. Il progetto della nuova sede ESCPT è stato portato a termine dal presidente Gianni Cirillo. L'edificio è di 2200 metri quadri, è dotato di ampie e numerose stanze, tra loro separate e distanziate, con entrate e uscite differenziate e anche di un grande parcheggio. La dotazione infrastrutturale è dotata anche di 6 appartamenti completi di servizi privati e ingressi separati, per eventuali pazienti in quarantena. Il nuovo campus dell'edilizia di San Vittorino è stato completato proprio negli ultimi mesi e, appena espletate le ultime autorizzazioni di rito, sarà pronto per l'inaugurazione e l'apertura al pubblico.